In archivio all'allenamento congiunto con la Fidelissandria, il Barletta si prepara alla sua seconda uscita stagionale in attesa del campionato di Serie D. Ad attendere i biancorossi, nella cornice del comunale di San Ferdinando, ci sarà l'Ortanova, formazione di eccellenza. I nuovi, intanto, hanno già fatto vedere sprazzi di talento. Da Riccardo Lattanzio a Nicola Loiodice, quest'ultimo a segno con la specialità della casa nel test di venerdì a San Giovanni Rotondo, passando per Andrea Petta, che ha già preso le chiavi della difesa biancorossa. La squadra, però, è ancora alla ricerca della condizione ottimale. Parola di Francesco Farina. I ragazzi sono un po' imballati, anche perché noi abbiamo lavorato soltanto 8 giorni, siamo ancora nella fase del consolidamento aerobico, quindi e stiamo facendo molta forza resistente, quindi diciamo che siamo ancora un po' imballati, però io li voglio vedere bene bene quando finiremo il ritiro e la settimana dopo, voglio dire. Però mi è piaciuto l'impegno, dai, l'impegno, però sì, secondo me si può fare molto meglio. In attesa dunque della migliore condizione fisica, mister Farina nel 2-2 contro la Fidelissandria ha cercato di sperimentare il più possibile, una soluzione necessaria per alzare il livello rispetto allo scorso anno, ma anche per testare l'attitudine e la capacità di inserimento dei nuovi arrivati. Ecco perché, dopo aver provato alcune importanti variazioni già nell'allenamento congiunto andato in scena a San Giovanni Rotondo, il tecnico biancorosso sfrutterà l'Ortanova per sperimentare ancora. Il calcio oggi ormai non si può giocare più con un solo sistema di gioco, diciamo il sistema deve essere un po' più fluido e noi abbiamo i giocatori, io ho la fortuna di allenare sempre, oggi in campo c'erano sempre 7-8 giocatori all'inizio che ho già allenato, quindi poi il 3-4-2-1 l'ho fatto per tantissimi anni consecutivi e quindi ci adeguiamo bene al cambio di sistema. Noi dobbiamo essere anche un po' camaleontici perché dobbiamo rispettare tutti gli avversari e abbiamo i giocatori che possono fare più di un sistema di gioco. In vista del prossimo campionato di Serie D, il Barletta proverà a recitare il ruolo di mina vagante. Nella testa dei tanti riconfermati c'è la consapevolezza di aver firmato un'impresa importante durante la scorsa stagione, ma la storia resta tale e verrà consegnata ai posteri. Penso che quello che c'era da vincere l'anno scorso hanno vinto tutti i ragazzi. Vincere non è facile, però bisogna assolutamente mettere una pietra sopra quello che è stato fatto l'anno scorso, perché la Serie D è un campionato diverso.